Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di carboidrati. Siamo al terzo video di questa fantastica settimana dedicata alla nutrizione e cerchiamo di capire la quantità e la qualità dei carboidrati che dovremo assumere nella nostra alimentazione. Allora, partiamo dal presupposto che i carboidrati sono il macronutriente sicuramente più interessante per il bodybuilding, perché ricordiamo il bodybuilding è uno sport anaerobico, quindi uno sport in cui il substrato principale energetico che il corpo va ad utilizzare sono proprio i carboidrati. Grassi e carboidrati competono da un punto di vista nutrizionale come substrato energetico e vengono utilizzati, o meglio, viene sempre utilizzata una benzina, un mix tra i due, però il loro utilizzo varia in base al nostro stato di quiete, di riposo, uno stato in cui il corpo può avviare tutti i processi di beta ossidazione in presenza di ossigeno, processi in cui possiamo concretamente andare a bruciare carboidrati, e man mano che siamo più in attività il nostro sistema energetico passa a un sistema in anaerobiosi, quindi senza la presenza di ossigeno, in cui logicamente la beta ossidazione non può avvenire e quindi i carboidrati diventeranno il nutriente, il macronutriente principale che viene utilizzato. E rispetto agli altri due macronutrienti, grassi e proteine, i carboidrati hanno la particolarità di essere un nutriente che ha principalmente uno scopo energetico. Quindi i grassi e le proteine hanno scopi anche strutturali, scopi di regolazione ormonale con ormoni steroidei piuttosto che ormoni peptidici, mentre per quanto riguarda i carboidrati il loro scopo è quello di fornire energia. Questo è il motivo per cui in nutrizione l'apporto glucidico che viene consigliato, che viene identificato, è molto molto vario. Difatti, se ci fate caso, le diverse diete che sono state proposte nella storia, dalla Atkins alla dieta Dukan alla dieta mediterranea, la grande differenza che presentavano era proprio questo apporto glucidico che stava in alto, stava in basso e variava tantissimo in base al protocollo specifico. Proprio perché in base a come noi ci comportiamo, in base alla nostra quotidianità, possiamo e dovremmo assumere più o meno carboidrati. E nel caso del bodybuilding, logicamente questa quota tende ad essere molto più alta rispetto a un sedentario, sia perché abbiamo una spesa energetica maggiore, sia perché di nuovo il nostro sport è primariamente uno sport anaerobico. Quindi il primo punto da portarci a casa, da capire, è che i carboidrati sono indispensabili nel bodybuilding per avere una buona performance, quindi capacità di gestire i carboidrati, capacità di utilizzarli così come devono essere utilizzati dal nostro corpo, vuol dire avere una performance maggiore, vuol dire avere più adattamenti ipertrofici nel breve, medio e anche lungo periodo. Quindi immaginate una macchina che ha un motore inefficiente, che va a disperdere tantissima benzina, che non va ad utilizzarla bene, che si inceppa in continuazione, logicamente non è una macchina che potrà fare tantissimi chilometri. Quindi la stessa cosa avviene nel bodybuilding. Più siamo efficienti nell'utilizzare i carboidrati, nel senso che più li riusciamo a veicolare all'interno della performance, all'interno degli adattamenti ipertrofici, più logicamente i risultati saranno alti nel lungo periodo. Quindi la capacità di gestire i carboidrati è un punto chiave per qualsiasi atleta di bodybuilding, motivo per il quale abbiamo fatto il video la scorsa settimana sul reset metabolico, che è una situazione, una strategia che dobbiamo mettere in atto nel caso in cui la nostra capacità di gestire i carboidrati sia inficiata, nel caso in cui stiamo in una situazione di depressione metabolica e dobbiamo assolutamente ripristinare la condizione. E il punto di arrivo è il punto da cui partiamo oggi, ossia la media di carboidrati che dovremmo gestire è di circa 4-5 grammi per chilo di peso corporeo, quindi situazione di una persona, di un atleta normo alimentato dovrebbe stare tra i 4 e 5 grammi per chilo di peso corporeo di carboidrati, ovviamente variabile dallo stato metabolico del soggetto, c'è sempre una variabilità individuale, ci sono soggetti che arrivano a carboidrati altissimi e riescono a gestirli molto bene, soggetti che invece ne gestiscono un po' di meno, però questa media è di 4-5 grammi. Vuol dire che per un uomo, un atleta di 80 kg, stiamo parlando di 320 fino a 400 grammi di carboidrati, che è una quota assolutamente normale da gestire per un atleta che si allena come media giornaliera, diciamo, all'interno della settimana, quindi indipendentemente giorno on, giorno off. Per una donna, ipotizzando di pesare 60 kg, stiamo parlando di 240 fino a 300 grammi di carboidrati, che anche in questo caso è una quota assolutamente gestibile, che ogni signorina, ogni atleta dovrebbe saper gestire, ok? In situazioni normocaloriche, quindi senza metter peso, senza ingrassare.
Ok, questo è il punto di partenza. Logicamente, in una fase di bulk, poi eventualmente in un altro video dedicheremo l'utilizzo dei carboidrati in una fase di cut, che c'è da parlare veramente veramente tanto. Se seguite i nostri programmi Venus o Vulcano, che sono i programmi per la definizione rispettivamente per donne e per uomini, sapete come questo livello tende a variare per permettere di raggiungere la top condition, non a livello settimanale, ma diciamo a livello del tutte le settimane di lavoro. Comunque, detto questo, per quanto riguarda la fase di bulk, logicamente questa quota di carboidrati andrà ad aumentare gradualmente. Perché aumenta? Perché logicamente in una fase di bulk la performance aumenterà, il peso aumenterà, quindi la richiesta energetica del nostro corpo sarà maggiore. Per sostenere questa richiesta energetica, tutti gli adattamenti che ci sono, allora logicamente dovremo andare a mangiare più carboidrati, perché di nuovo è il nutriente principale, il driver principale per i nostri adattamenti. E più o meno la quota a cui si può arrivare, si arriva massimo, è di 7-10 grammi per chilo di peso corporeo. Anche questa, come vedete, la forbice è un po' più ampia, abbastanza variabile. Che vuol dire 7-10 grammi? Che per un atleta di 80 kg parliamo di 560 fino a 800 grammi di carboidrati, mentre per un atleta, donna, immaginiamo di 60 kg, parliamo di 420 fino a 600 grammi di carboidrati. Ora, attenzione, non vuol dire che qualsiasi atleta, per esempio un atleta di 80 kg, dovrebbe arrivare alla fine del periodo di bulk fino a 800 grammi. No, alcuni arrivano massimo fino a 560 grammi, altri stanno sui 600, altri arrivano a 700, altri a 800, dipende da molti fattori. Come abbiamo detto, la quota massima è una forbice molto ampia, perché abbiamo persone che si muovono di più, persone che si muovono di meno, persone che metabolicamente sono più attive, meno attive, eccetera. Stesso vale a dirsi per le signorine. Una ragazza di 60 kg alla fine di un periodo di bulk può arrivare a 420, può arrivare a 500, può arrivare anche a 600 grammi di carboidrati, ma non è detto che debbano tutte quante arrivare a 600 grammi, ok? Il fatto di dare un range tra 7 e 10 grammi vuol dire che un atleta che fa un buon lavoro in off-season, in una fase di bulk, arriva a 7 grammi sicuramente per chilo di peso corporeo di carboidrati, gestendoli molto bene con una buona sensibilità insulinica. Se si allena bene è assolutamente impossibile che non riesca ad arrivare a questa quota, però per alcuni soggetti che magari lavorano particolarmente bene, oppure soggetti che sono predisposti, che hanno bisogno di più energia, si arriva anche a 10 grammi per chilo di peso corporeo, ok? Questo è da chiarire sin dal subito. Ok, detto questo, anche se la quantità di carboidrati è in effetti il punto più importante per quanto riguarda il nostro approvvigionamento della fonte alimentare, questo non vuol dire che la qualità passa in secondo piano. Non è così importante rispetto a grassi e proteine, perché ha un impatto, diciamo, inferiore sulla salute se parliamo di uno sportivo. Ok, quindi generalmente uno sportivo ha anche una buona capacità di utilizzare e di gestire picchi insulinici, quindi quello che sul sedentario può essere molto pericoloso sullo sportivo passa in un certo senso in secondo piano, ma se mi seguite lo sapete veramente bene, la qualità delle fonti è sempre prioritaria, ok? È sempre molto molto importante. Per cui andiamo a vedere quali sono i criteri su cui basarsi sulla qualità. Non ci deve essere un principio troppo universale, anche perché per quanto riguarda grassi e proteine è molto importante la provenienza, come abbiamo visto. Per quanto riguarda i carboidrati un po' meno, perché i processi comunque di produzione industriale dei carboidrati sono abbastanza, tra virgolette, economici, cioè produrre la pasta, quindi dal grano alla pasta, è un processo abbastanza economico che non ha troppe differenziazioni, al contrario del allevare un bovino al chiuso, quindi in un allevamento intensivo, piuttosto che all'aperto, allevandolo grass-fed, ok? Abbiamo dei costi di produzione veramente molto molto differenti, mentre per quanto riguarda i carboidrati è abbastanza semplice, la pasta è pasta, veramente non c'è da impazzire da questo punto di vista, anche perché, non so quanto di voi lo sanno, i produttori di pasta sono veramente veramente pochi, però vanno a far uscire la pasta sotto diversi brand per collocarsi in diverse fette di mercato, ok? Quindi un produttore che fa un brand fantastico di pasta produce anche diversi altri brand con un packaging meno invitante, meno di lusso, che vende a meno prezzo, però la pasta è esattamente la stessa, perché in questo modo può coprire diverse fette di mercato. Molto spesso ci si basa proprio sul fatto del ok, ti do la stessa cosa, te la faccio pagare di più, te la impacchetto bene, tu pensi che è più costosa, quindi pensi che è più buona, in qualche modo te la compri, eccetera. Comunque, detto questo,
Il primo fattore su cui basarsi è la digeribilità. Quanto bene digerite i carboidrati? Questo è un discorso individuale. Se una determinata fonte tende a darvi fastidio a livello digestivo, soprattutto quando raggiungiamo alte quantità, come abbiamo visto, cioè una persona che mangia 800 grammi di carboidrati al giorno, logicamente può avere dei problemi se c'è una minima sensibilità a qualche elemento. Quindi la digeribilità è il primo punto, ossia se da un punto di vista gastrointestinale ci sono o meno dei MUS, dei disturbi, quindi dei sintomi vaghi specifici, se andate bene di corpo, eccetera, eccetera. Quindi se digerite bene un alimento. Questo è il primo parametro molto, molto empirico. Secondo parametro, collegato un po' alla digeribilità, è il discorso della presenza di elementi ai quali siamo sensibili. Per fare l'esempio più classico, il glutine. Gli intolleranti al glutine hanno logicamente un'intolleranza, gli allergici hanno logicamente un'allergia al glutine, ma ci sono anche dei soggetti che hanno semplicemente una sensibilità che normalmente con delle analisi del sangue si può rilevare, ad esempio misurando l'elemento, i livelli di zonulina. Quindi alcuni soggetti che sono sensibili, non intolleranti, ma sensibili al glutine, nel momento in cui mangiano logicamente 800 grammi per esempio di pasta al giorno, allora logicamente possono avere dei fastidi, magari un piatto di pasta o un 100 grammi in un pasto non danno alcun fastidio, però quando arriviamo a livelli molto molto alti potrebbero dar fastidio. Quindi collegato alla digeribilità c'è anche questo discorso dell'essere o meno sensibili a determinati elementi, determinati composti. Un altro punto chiave nella scelta di carboidrati è il quantitativo di fibre. Carboidrati, idealmente la fonte di carboidrati migliore per il sedentario e in nutrizione, e questo è logico ed è pacifico, è una fonte integrale, che però potrebbe dar problemi per noi che siamo sportivi. Perché questo? Perché lo sportivo sta a livelli di carboidrati, come abbiamo visto, molto alti, quindi mangiando fonti integrali rischia di incorrere in un eccesso di fibre. Quindi il mio consiglio è quello, da un punto di vista di fonti carboidrati, di scegliere fonti raffinate, ma aggiungere sempre verdura, se no anche frutta, all'interno del nostro pasto, dei lipidi, delle proteine per bilanciare l'impatto glicemico e monitorare comunque in qualche modo i livelli di fibre giornaliere, che dovrebbero non superare 40 grammi ma non scendere neanche sotto i 30, ok? Quindi stiamo attenti alle fibre giornaliere, cerchiamo di includerle comunque in ogni pasto che facciamo per cercare di modulare l'impatto glicemico, ed eventualmente faremo un video sul carico e l'indice glicemico. E altro discorso riguarda il saccaride vero e proprio. Ora, nel bodybuilding vale la pena investire tanto sul glucosio e i suoi polimeri, perché quello che noi facciamo sostanzialmente, se vogliamo, è un continuo lavoro di scarica e ricarica del glicogeno muscolare. Quindi andare a inserire troppo fruttosio non ha molto senso, perché viene stoccato a livello epatico tramite i GLUT5 e ha peraltro una via metabolica al grasso molto molto più breve. Però ciò non toglie che il fruttosio non è che non viene utilizzato da noi, anzi viene utilizzato, e molto spesso includere la frutta, e insomma ci dedicherò un video, fatemi sapere se vi interessa qua sotto nei commenti. Includere la frutta può essere vantaggiosa, perché per alcuni frutti, ok, il fruttosio non è il massimo, però abbiamo molti elementi presenti nel frutto a livello di micronutrienti che possono essere preziosi alleati. Quindi certe frutta vale la pena andarla ad inserire. Ok ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda il video sui carboidrati, ma non abbiamo finito qua, perché nel prossimo video andremo a parlare della CG ratio, ossia il rapporto di carboidrati e grassi, che è un altro indice che dobbiamo tenere da conto quando andiamo a impostare il nostro piano di alimentazione, e soprattutto quando andiamo a modulare i carboidrati grassi, perché se abbiamo visto qual è il livello base da cui partire per ciascun macronutriente, abbiamo anche visto che grassi e carboidrati competono a livello energetico. Quindi quando ci muoviamo nel corso della nostra alimentazione, nel corso del nostro bulk, allora dovremo monitorare anche quello che è il rapporto tra carboidrati e grassi. Ma ci torneremo nel prossimo video e nel video di domani. Quindi per ora, qualsiasi domanda scrivete qua sotto, sarò ben lieto di rispondere come sempre, e ci vediamo domani col prossimo video.